Al che mi frullava per la mente che prima o dopo avrei
una piccola conferenza che trattasse l'argomento. Devo ringraziare intanto la dottoressa Guaiana, Silvia Guaiana, che ci ha gentilmente offerto il salone della sua Accademia delle Arti, si parla sempre di arte, infatti potete notare che siamo circondati da arte, il sapore dell'arte, il profumo dell'arte aleggia continuamente in questi luoghi. Abbiamo voluto fare questa manifestazione appositamente in questo luogo, in questo sito. E allora tratteremo questa sera, parleremo della sicilianità nella musica, nella musica popolare, la musica folcloristica siciliana, nostrana, locale. Partiamo un po' così alla larga per poi scendere nel particolare e incominciamo, vorrei presentare il primo relatore, permettetemi di dire un paio di paroline così e magari per ricordare qualcuno che non lo conosce, se c'è qualcuno in sala che non dovesse conoscere, io rinfresco un po' la memoria così con delle piccole note biografiche. Il poeta sopraffino, soprattutto in siciliano ma anche in italiano, autore di vari libri di poesie, Ciao, musica e parole, La Sciacuzza, Spichi, Ece senza tempo, tanto per citarne qualcuno, console dei misteri, quindi saggista di cui narra storie e aneddoti arricchite dalla sua grande cultura in una lingua siciliana da lui tanto agognata. Editore della edizione Trepanum, sta dando voce a tanti scrittori nostrani. Signori, questa sera a relazionarci sulla sicilianità in genere, sulla poesia e sulla canzone, Nino Barbato. Grazie Gino per l'ottima presentazione. Buonasera a tutti, vi do il benvenuto anch'io e grazie per essere presenti nonostante il caldo. Canti e canzoni navi a centomila, e un po' dire con granizza e boria, e viva la Sicilia, la terra dell'amore e della gloria. Mi è sembrato giusto cominciare questo mio intervento con una quartina scritta a progetto, tratta da una poesia riportata in un volume di Leonardo Vigo, poeta e filologo, edito nel 1857 dal titolo Canti popolari siciliani, in quanto bene si conforma col tema principale della conferenza. Trattasi di una delle innumerevoli canzoni siciliane, molte delle quali raccolte dall'etno musicologo Alberto Favara, il quale scrisse una cosa che a me, diciamo, mi è piaciuta molto. Se noi appoggiamo l'orecchio a terra, allora sentiamo risuonare il canto immortale della nostra Sicilia. La Sicilia è pregna di canzoni. Il canto ha sempre accompagnato la vita quotidiana, soprattutto nei luoghi di lavoro. Cantavano i carrettieri nei loro tragitti, cantavano lì i Sara. Totò Mirabile, che è di Chiusa Sclafani, che è zona di Issara, saprà certamente dirci qualcosina in più. Cantavano i villani prima e dopo della Vendigna, cantavano i venditori ambulanti di Bagnatuna. Me ne ricordo uno di quando ero bambino, che a volte magari non c'era scuola in estate, questo ambulante passava con il suo microfono e io ricordo che intonava questa frase: Aiumatula. Cioè era come se era una litania, però era un canto così accattivante, così affascinante, melodico, che io me lo sono portato dietro per tutti questi anni. Ecco, e cantavano le salinare, cantavano i tornerotti, per rimanere sempre in tema dei luoghi di lavoro. Cosa hanno in comune queste canzoni, a parte i temi
che si rincorrono ora d'amore e gelosia, ora di sdegno e spartenza, hanno in comune la lingua siciliana. Infatti domina il repertorio musicale siculo con tutta la sua forza espressiva. È doveroso a questo punto un approfondimento sul tema. Il siciliano è una lingua cosmopolita e chi lo parla utilizza inconsapevolmente greco, latino, arabo, francese, spagnolo, catalano, tedesco, italiano. E questo fa di esso un sistema di comunicazione tra i più complessi in assoluto, talmente complesso che non si riesce a mettersi d'accordo per la creazione di una lingua standard che tuttavia si intravede. Il siciliano scherza in greco. Babbiare viene dal greco babbazzo, che significa scherzare. Si sporca in latino. Gnasciarisi viene dal latino crassus, che vuol dire sporco. Litiga in arabo. Sciarriarisi viene dall'arabo shah, ossia fare guerra. Lavora in francese. Travagliare viene dal francese travaler, che sta per lavorare. Risparmi in tedesco, sparagnare, viene dal tedesco sparen, che significa risparmiare. E così via. Possiamo dire che uccide spagnolo con la scopetta, che viene dallo spagnolo e scopetta. Il siciliano è una lingua ricchissima a livello lessicale, ma ahimè è una lingua che pochi conoscono a fondo per la sua interezza. Motivo per il quale ognuno si fossilizza nel proprio dialetto, che è comunque parte di questa ricchezza inestimabile. E sono proprio queste differenze a determinare, soprattutto in ambienti non abituati al siciliano, il falso problema di una lingua standard, che molti linguisti tuttavia hanno intravisto nella letteratura siciliana e ancora oggi tra gli autori, e qui ce ne sono una schiera, che utilizzano come espressione letteraria il siculo idioma, una certa uniformità esiste. La conoscenza storico-linguistica del territorio dà un quadro sostanzialmente più completo, che porta ad apprezzare tutte le forme presenti. Tutti i dialetti, ammesso che il siciliano lo sia, non sono codici secondari, imperfetti, ma come tutte le lingue del mondo sono costituiti da suoni, parole, frasi e significati. La differenza tra lingua e dialetto non è linguistica, ma è un fatto socioculturale. Molti utilizzano il termine dialetto solo per ragioni politiche, in modo da differenziare il siciliano con la lingua ufficiale, cioè l'italiano. Da questo nasce pure un'altra differenziazione, il termine vernacolo, che nasce proprio per differenziarlo dal dialetto. Non lo dice il mio parola, lo dice un certo professore che avevo trovato, lo dice un certo Piccitto, insomma, ho riportato ciò che dicono studiosi che prima di noi, prima di me, hanno condotto studi e approfondimenti proprio sul siciliano. Ciò nonostante, ancora oggi, dopo secoli di esistenza, il siciliano viene parlato da giovani e meno giovani, da colti e incolti. Dovete immaginare che do un dato che il 90% dei parlanti siciliani nell'ambito familiare parla il siciliano. Parliamo di famiglie sia, diciamo, colte e famiglie meno colte. Il 90% dei parlanti siciliani in famiglia, quindi nell'ambiente familiare, parla il siciliano. Contaminato senz'altro dall'italiano, ma senza che abbia perso mai la sua identità. Mentre molti lungimiranti studiosi lo davano per sconfitto, visto il processo di alfabetizzazione promosso dal nostro paese volto ad una italianizzazione ad ampio raggio, eccolo ancora qui, con tutto il suo splendore, ed oggi più di ieri. Risorgenze dialettali da qualche anno fanno mostra della loro bellezza anche negli slogan, nella pubblicità, sui muri, all'interno di locali. Mi viene in mente l'etichetta di una nota e celebre bibita in cui si evidenzia la dicitura
Talina Stuprezzo, e parliamo di una multinazionale. Quante attività lavorative sono oggi denominate conforme dialettali? È quasi una moda. A Siracusa un panettiere ha denominato la sua attività Giugiulena. A Trapani vi è una gelateria dal nome Ciuri Ciuri e un'altra denominata Chiazza. Una rosticceria in pieno centro storico che si chiama Duci Duci, oggi prende il nome di Ucartasuri. Un negozio di prodotti tipici prende il nome invece di Sicilia Belga, un altro ancora di Putia. A Buseto Palizzolo un B&B è stato chiamato Ciuri di Baida. Anche l'interno di molti locali è corredato da detti, proverbi, indovinelli e poesie siciliane per tutti i gusti. Chi vuole accertarsene di persona, butti un salto, non è per fare pubblicità, presso l'antica pizzeria Pipitone, non rimarrà certamente deluso né per lingua né per palato. Ritengo infine, al di là dell'eterna contesa lingua-dialetto, che l'individuo siculo, soprattutto il più colto, radicato nella propria terra sia socialmente che culturalmente, abbia grande considerazione della lingua siciliana, ma anche la matura consapevolezza che conoscere bene l'italiano e le lingue straniere insegnate a scuola è una priorità dalla quale non può né deve sottrarsi. Ma questo equilibrio non sempre regna nell'atteggiamento del siculo, che in altri casi pretende dai figli un linguaggio che non sia assolutamente dialettale, nonostante le varie esortazioni rivolte alla prole siano tutte quante in siciliano. Parla buono, capiste? Chi dicisti parla italiano. Scusa, se tu pretendi che io parli italiano, quantomeno devi parlare in italiano. Allora viene da chiedersi immediatamente quale posto il siciliano deve avere nella società di oggi. Strumento di volgarità e rozzezza linguistica o portatore sano di storia, origini e identità? La scuola, qui abbiamo la neoletta consigliera e regina Carmela Baitone, che è pure un insegnante con la quale ho più volte collaborato a scuola, così per dare ai ragazzi un minimo di informazione per quanto riguarda la sicilianità. La scuola, nel caso in cui potesse davvero insegnare, cosa che mi pare sempre più impossibile, cultura e patrimonio linguistico siciliano, su quali basi dovrebbe impostare i programmi di tale materia e quale lingua insegnare? Quella dell'affettività parlata e riprodurla graficamente con tutte le conseguenze annesse, o quella ufficiale scritta estrapolata essenzialmente dai testi poetici che rispondono in linea di massima a requisiti di ortografia funzionale, il cui linguaggio si inserirebbe nel mezzo tra l'elemento fonetico e quello etimologico? Questo chissà per quanto tempo ci dovremmo portare questa perplessità, questo dubbio. La scuola dunque non deve parlare in dialetto. Sfatiamo immediatamente il fraintendimento che si è creato attorno alla nuova legge per l'insegnamento della cultura e del patrimonio linguistico siciliano. Deve parlare di dialetto, che è ben diverso. Lo scopo non deve essere quello di formare, ma informare, arricchendo la conoscenza storico-linguistica della propria civiltà attraverso la letteratura, le tradizioni, i personaggi e, perché no, la musica popolare. A parte le risorgenze di cui accennato prima, scuole e comuni aderiscono a varie manifestazioni legate alla poesia e lingua siciliana con molta più facilità. Anche a livello nazionale si nota oggi un'apertura verso i dialetti, vedi Festival di Sanremo. Carmen Consoli, cantante siciliana di fama internazionale, ha portato su e giù per lo stivale i successi dell'indimenticabile Rosa Balestrelli, che è stata voce autentica della sicilianità. Anche questo tema necessita i dovuti approfondimenti. Sì, il mio amico Dottor Mirabile, come non ricordare le struggenti interpretazioni
esaltazione di mi voto e mi rivoto, canto d'amore tra i più belli del repertorio tradizionale siciliano. Qualche anno fa Andrea Bocelli ha cantato uno dei più celebri brani siciliani, E voi dormite ancora, conosciuto anche come Amatinata, del catanese Giovanni Formisano, che scrisse intorno al 1910, e musicato da Gaetano Emanuel Calì, che rimase talmente rapito dalla bellezza di quei versi da realizzarne in una sola notte il testo musicale. Stava tornando da Malta e in quella notte compose la musica del celebre E voi dormite ancora. Il brano E voi dormite ancora solo nel 1927 venne ufficialmente inciso a Firenze con la voce di Michelangelo Verso. Santi Correnti, sulla Rivista Storica Siciliana, cita un fatto singolare a proposito di E voi dormite ancora. Sul fronte della Carnia, durante la Prima Guerra Mondiale, un giovane soldato siciliano intonò questa canzone. Il silenzio che aleggiava dava voce solo alle note. Al termine dell'esecuzione si sentirono espressioni di apprezzamento pure dagli avversari austriaci. Approfondimenti su questo tema si possono reperire nel volume dal titolo Giovanni Formisano, poeta e commediografo, edizioni Trepano, di Marco Scalabrino, che è qui presente e ci fa piacere vederlo tra il pubblico. Come non accennare a Ciuri Ciuri, un altro canto siciliano famoso in Sicilia, in Italia e nel mondo, tanto quanto Vitti una Crozza. L'autore del testo è sconosciuto, la musica invece è stata scritta da Francesco Paolo Frontini nel 1883. Il brano nel tempo è stato interpretato da molti artisti, tra cui Fiorello, Mina e Amalia Rodriguez. Un altro pezzo tra i più divertenti e conosciuti è Amezzita. Si tratta di un componimento satirico grottesco che ripropone l'antico conflitto tra la bellezza e la ricchezza, nonché una certa rassegnata approvazione al matrimonio di interesse. Infatti il testo termina con il verso «Ma non penso, avevi i soldi, chi comunque ha tutte le mani». Il trapanese Iaca, con i suoi brani interamente in siciliano, «Patata Vastasa», «Aerici», «Cielo Giardino», sta riscuotendo successi ovunque, richiestissimo nelle più importanti piazze siciliane, e i suoi video impazzano su YouTube. A questo punto vorrei anche citare i contemporanei, cioè Iaca è un nostro contemporaneo, già ha inciso diversi dischi, i contemporanei a partire dal nostro caro amico Antonio Papa, nostro socio, che tanto si sta spendendo per la divulgazione della musica popolare siciliana, ha musicato diversi testi di alcuni poeti, tra cui un testo del sottoscritto, uno del poeta Giuseppe Cervino, qualcuno di Alberto Crescenti, e come non fare riferimento per esempio anche ad un nostro amico Alberto Noto, che tanto si sta spendendo per la divulgazione della cultura e della musica popolare, che ripropone nelle sue performance, si può dire, tutto il repertorio di Rosa Balestrieri, ma portando alla luce anche brani meno conosciuti, ecco, per fare in modo che questi brani possano essere conosciuti da un pubblico più ampio. Antonio Papa, e poi come non fare riferimento per esempio all'alcamese Tanino Gaglio, che anche lui, diciamo allo stesso modo di quelli già citati, si propone continuamente nella divulgazione e nella valorizzazione dei testi della musica popolare siciliana, ma anche nel realizzare testi musicali per poesie di poeti nostrani. Torniamo a siciliano nuovamente dopo questa parentesi relativamente e ovviamente in relazione al tema principale di questa conferenza. E torniamo a siciliano parlato, perché voglio mettere in evidenza la bellezza del siciliano. Noi a volte siamo talmente abituati a parlarlo nelle nostre famiglie, chi più chi meno, insomma chi non parla il siciliano, c'è solo chi si incazza in siciliano, okay? Cioè magari parla sempre in italiano, c'è chi poi si arrabbia e parla in siciliano, perché la forza espressiva del siciliano è talmente più incisiva e penetrante rispetto all'italiano, che è un po' più freddo, ecco, per esempio se voi
dovesse tradurre futtitine, parlavo con campamiglie, fegate, cambia totalmente la musicalità, non è più quel siciliano, se poi, non lo so, dovesse tradurre sangue, quante volte diciamo ai nostri figli, sangue mio, non ha né testa e né piedi, completamente diverso, ecco perché il siciliano è intraducibile. Io vi voglio proprio mettere in evidenza la bellezza del siciliano parlato, e a scanto dei equivoci c'è chi mi dice tu parli sempre il siciliano scritto di questa coinedica, no, io amo il siciliano parlato. Poi un discorso della scrittura è un'altra cosa, lo accantoniamo oggi, la bellezza del siciliano parlato. E volevo per esempio sottoporre l'attenzione su un termine molto utilizzato da tutti noi, chi più chi meno non ha detto a un figlio, a un nipote, a cura, stai attento, apri gli occhi, ecco, in italiano potrebbe stare che posso dire nel freddo abbi cura di te stesso, già ci vogliono più parole, invece a cura, è qui, conciso, c'è bisogno di come dire, ecco, altre parole, a cura. E non solo, voglio sottoporre anche un concetto di ambivalenza semantica e trivalenza semantica. Il siciliano, per dire una parola, la può utilizzare per dire diverse cose. A cura, stai attento, apri gli occhi, ci siamo. Oppure, a cura, scanziati, è come chiedere permesso, fammi passare, sì, mezzo vero, a cura. Oppure, se cambia la gestualità e anche il tono con il quale viene detto questa cura, può avere anche un significato intimidatore. A cura, sottointeso, chi le piglia che si andrà giù. Ecco, vedete la bellezza di questo siciliano. Un altro costrutto siciliano che voglio mettere in evidenza e poi andiamo a concludere il mio intervento è per esempio attivo. Sembra strano. Ora, in italiano per chiamare una persona utilizzate a te, non si girerebbe nessuno. Dice a te, non è chiaro. A te, non capisco, perché a te è come chiamare cristiani, è come chiamare la persona a te, non è chiaro. Vedete, è talmente bello. A te, a qua appartiene, i vecchi, quando li chiamavano a te, a qua appartiene, perché c'era sempre questo senso d'appartenenza alla famiglia, alle antiche famiglie siciliane. A te, a qua appartiene. Voglio andare avanti. Per esempio, voi potreste mai tradurre la frase ci ha pensato i soldi, io con otto, tipo ci ho appeso i soldi, non hanno testa di collo, ci ha pensato i soldi. A pensare in siciliano è anche perdere, quindi ha un doppio significato, non solo quello a pizzo gli scappi a muro e il mio ultimo pallone, quindi nel senso di smettere, ma a pizzare di perdere anche qualcosa, e ci ha pensato il solito io voglio. Vedete, ambivalenza semantica. Poi, per esempio, un termine indefinibile, che per me è uno dei più belli che la lingua siciliana ci propone, sapibbio. Attualmente, cioè, sentirlo sembra così banale perché è talmente familiare, ci sono talmente familiari che neanche uno gli dà importanza. Sapibbio, cioè, se tu al sicuro gli fai una domanda, lui se non sa rispondere si ne esce. Sapibbio è come appellato, se lo vai avanti, sapibbio, ma un sapibbio cui? Sapibbio, il siciliano è sicuro che qualcuno in questo mondo la risposta la darà. Il siciliano è coscio di questo, ha questa certezza, questa sicurezza. Sapibbio, però al di là dello scherzo, sapibbio è una parola composta da usabibbio, ovviamente composta in sapibbio, però questo sapibbio pure incarna anche una religiosità, perché a volte tu sapibbio e lo sapi Ibbio è Dio, cioè il siciliano quasi inconsapevolmente affida a Dio le certezze che lui non può dare lì per lì, diciamo, alle persone. Vedete quanta è la bellezza
della lingua parlata. Totò Mirabile, quando mi vedi parlare di lingua scritta, sappi che Nino Barone ama tantissimo la lingua parlata, ok? Poi voglio concludere. Voglio concludere questo mio intervento con un altro costrutto siciliano che è molto interessante. Come si chiama? Sembrerebbe una domanda in attesa di risposta, invece no. Come si chiama? È un nome e cognome. Cudelli mie figurine, come si chiama? Non c'è più tenere niente. Già, tra siciliani si capisce, futtizio, basta. Come si chiama? Guardate, è veramente bello. Quindi come si chiama? Viene, come dire, rappresenta il nome e cognome della persona, quindi il non detto, cioè il siciliano, dà forza più al non detto che a quello che dice. Quindi il sottinteso poi, ecco, è la risposta, è tizio, è sottinteso, è Salvatore, però c'è bisogno di fare nome, pure perché il siciliano non ama i nomi lunghi. E Mattia, finiscila, sapesse a dire un siciliano, Massimiliano, smettila, mica già Massimiliano è Massimiliano, vedete quanto sillabe, Massimiliano, addia, finiscila, basta, vicino e fregorato. Poi voglio concludere con una particolarità del siciliano, che sarebbe la reduplicazione delle parole. Tipo il siciliano duplica alcune parole per, come dire, rafforzare, in realtà è superlativo, perché in lingua siciliana non esiste superlativo, cioè io non dico questa signora è bellissima, lo posso dire in italiano, ma in siciliano posso dire questa signora è bellissima, non esiste, questa signora è troppo bella, oppure dico questa signora è bella bella, questa signora è sicca sicca, per dire è magrissima, questa signora mi capite niore niore, ce l'ha nevissimi. Quindi questa particolarità è tutta siciliana, ecco la duplicazione delle parole che amplificano e formano nel siciliano il superlativo. Con questo io chiudo il mio intervento, grazie ovviamente per l'attenzione. Grazie, ringraziamo Nino Barone. E con ciò voglio dire solo una cosa, siamo in attesa di leggere il tuo prossimo futuro libro sulla sicilianità, sulla semantica in particolare, visto che ti sei accalorato talmente. Uscirà a settembre. Uscirà, lo so. Perché tu hai detto, io dico che uscirà. So già in anteprima, per questo mi sono permesso di ribadire. E allora prima di passare la parola alla musica di Antonio Papa, mi fa veramente piacere intanto vedere in mezzo al pubblico un sacco di amici poeti, giornalisti, scrittori, e in particolare, anche se ne aspettavo molto di più, vedo l'amica mia carissima Carmela Taidone, fresca di nomina Consiglio Comunale di Erice, al quale va un nostro caloroso applauso. Dovevano esserci anche la neosindaco e l'ex sindaco Giacomo Tranchita, mi è arrivata poco fa una telefonata, purtroppo, causa incendi continui da ieri sul nostro Monte Erice, e sono un po' impossibilitati a essere qui presenti. Speriamo magari prima che finisca la serata, però sono già giustificati e grazie ancora, grazie a Carmelo e grazie a tutti gli altri neo eletti del Consiglio del Comune di Erice. Di Trapani non ne sappiamo niente, non possiamo invitare qualcuno per voi. Quindi andiamo avanti così. Comunque grazie a tutti della vostra presenza. E dicevo un'altra cosa, scusami Antonio, prima ti passo, poi passo il microfono. Volevo salutare soprattutto, e volevo che Alberto Crescenti, visto che questa conferenza, questa manifestazione l'abbiamo voluta sia
sia noi del Poeta della Società che l'Associazione Culturale Iodi Puseto Palizzolo, la cui presidente è la signora Rosa Magro, ma non la vedo presente, però il direttore artistico e factotum, diciamo, di questa associazione, Alberto Crescenti, mi piacerebbe se venisse a darci un saluto. Poeti e maestri locali, diciamo. La maggior parte del nostro repertorio comprende questi canti, ma anche quelli tradizionali. Non aggiungo altro, mi fa veramente piacere conoscere il figlio di questo maestro che ha scritto queste note bellissime di Vittina Crozza, che è un canto conosciutissimo non solo in Sicilia ma anche in Italia e all'estero. Grazie. E adesso, visto che la conferenza è basata sulla musica, siciliana, la parola alla musica. Prego. Vi presento La Fimmina, parole di Nino Barone, che ho musicato io. Vi illustro brevemente, con la benedizione dell'autore, e che non si tratta, diciamo, né una canzone d'amore oppure un'esaltazione della donna, è una presa, diciamo, vorrei dire una nota su quelle donne che si atteggiano troppo, vero maestro? Un po' vanitose, ecco, magari che danno nell'occhio anche ai mondi. La fine. Ha conseguito la specializzazione alla Cattolica.
coltiva la passione per la musica dall'età di 15 anni. Componente di vari gruppi bandistici, ha partecipato a diversi seminari sulla musica popolare di Bari. Con l'edizione Trepano ha pubblicato La musica dei misteri. Svolge dei progetti scolastici finalizzati alla valorizzazione delle tradizioni popolari siciliane. Pubblica articoli sulla rivista Lettera Aperta e collabora con il Dipartimento di Scienze Demoantropologiche di Palermo. Signori, signore Pasquale Gianni. Buonasera a tutti e innanzitutto ringrazio per l'ospitalità il presidente dell'associazione Gino Adamo. Buonasera a tutti i presenti. Mi è stato consegnato un compito un po' arduo, quello di sintetizzare un po' gli aspetti principali della musica popolare in Sicilia, che è da diversi anni che la studio, e quindi cercheremo di analizzare assieme alcune tipologie e alcuni generi dei canti popolari in Sicilia. Volevo ricollegarmi un po' però al discorso poc'anzi fatto dall'amico Nino Barone, il quale evidenziava l'importanza del considerare il siciliano non tanto come un dialetto ma bensì come una lingua, perché effettivamente il siciliano, ormai risaputo da diversi studi, è una lingua a tutti gli effetti, con un proprio lessico, proprie caratteristiche. Semmai quella contraddizione che un po' negli anni passati, nei decenni scorsi, passava soprattutto nelle scuole italiane, era quello di considerare il dialetto siciliano come una sottolingua della lingua nazionale. C'è un gioco di parole, ma effettivamente si credeva questo. In realtà troviamo il contrario, perché il siciliano, se vogliamo, è una lingua molto più antica rispetto alla lingua nazionale, che come sapete è nata soltanto nell'Ottocento, voluta e propagandata da Alessandro Manzoni, e il nostro italiano non è altro che uno dei tanti dialetti che a quel tempo venne scelto come lingua nazionale. Se andiamo a Firenze si parla l'italiano, ma l'italiano a Firenze è il dialetto locale, per cui oggi parliamo come lingua nazionale uno dei dialetti che comunemente in tutta Italia si parlava ancora nell'Ottocento. Figuratevi che quando venne fatta l'unità d'Italia nel 1861, soltanto l'1% dell'allora popolazione italiana sapeva parlare e scrivere la lingua nazionale. I restanti 99% della popolazione italiana utilizzavano sia nella scrittura sia nell'oralità il rispettivo dialetto. Per cui questa è l'occasione giusta per valorizzare ancora maggiormente la nostra bella lingua siciliana. Io andrò a specificare soprattutto gli aspetti musicali, ma non posso fare a meno che evidenziare ancora una volta come la storia della Sicilia sia stata caratterizzata dall'avvicendarsi di popoli e culture che non hanno mai cancellato completamente le precedenti, anzi si sono sovrapposte in un intreccio di tradizioni e saperi differenti, in cui cultura egemone, cultura subalterna, cultura urbana, cultura contadina, cultura scritta e orale si sono continuamente intrecciati e intersecati tra di loro. Questa molteplicità si riflette anche nella tradizione musicale siciliana. Già Ottavio Didì, che scrisse nel 1950 l'introduzione al corpus di musiche popolari siciliane di Alberto Favara, sottolineava come per il siciliano sia naturale e spontaneo ascoltare canti, melodie, suoni provenienti e originari dalle varie culture che nei secoli si sono susseguite in Sicilia, ad iniziare dai canti lirici dell'antica Grecia, per passare poi agli inni, ai lamenti bizantini, e poi il macanno arabo,
che è una sorta di integrazione, e poi le canzoni cortesi, fino a tutta la musica polifonica del 500 e 600, che sicuramente in età barocca ha caratterizzato e ha dato vita a nuove forme ancora più complesse della tradizione musicale siciliana. Come è noto, la Sicilia fino agli anni 50 del Novecento ha sostanzialmente conservato la sua struttura socio-economica. Le espressioni musicali erano legate al ciclo dell'uomo e al ciclo dell'anno, secondo le canzoni tipiche dell'esistenza umana, condotta da contadini, pastori, pescatori e artigiani. Era un mondo in cui le notizie venivano diffuse a suon di tamburo dai banditori municipali e in cui il mezzo pubblicitario più efficace era la bagnata, come si è detto prima, il richiamo modulato della voce emesso dai venditori ambulanti ma anche dai carrettieri. Pitre, nella sua raccolta e nelle sue ricerche, addirittura distingue ben due tipi di tipologia. Secondo Pitre esisteva una bagnata di strada e una bagnata di cutia, dato che le funzioni venivano diversificate. Era differente per un carrettiere a bagnare, per il carrettiere significava richiamare l'attenzione sui propri prodotti, mentre la bagnata di cutia era finalizzata a valorizzare il prodotto che in quel momento si trovava dentro il negozio orale, tralasciando tutta la musica strumentale ampiamente attestata sia nei salotti aristocratici, in cui orchestrine e piccoli complessi bandistici eseguivano musiche di circolazione internazionale, sia in contesti della vita quotidiana, come i canti e le musiche che venivano eseguite nelle botteghe artigiane fino alla metà degli anni 50, botteghe artigiane di barbieri, sarti, calzolai e falegnami, in cui i movimenti celebri accompagnavano le normali attività lavorative. Oggi non si fa più, perché basta accendere la radio nelle botteghe, ma un tempo appunto le radio non esistevano e solitamente una coppia di cantori o di strumentisti, diciamo che rallegrava la presenza di quanti si soffermavano appunto in queste antiche botteghe. Per quanto riguarda il canto popolare siciliano, siamo piuttosto fortunati, in quanto possediamo fonti documentarie che risalgono addirittura agli ultimi decenni del Settecento. È però con Giuseppe Pitre e Alberto Favara che l'esigenza della documentazione della vita tradizionale diventa pregnante e assume un aspetto enciclopedico. Già dal periodo fascista e poi regolarmente dal secondo dopoguerra in poi, la documentazione e le ricerche inizieranno a utilizzare strumenti di rilevamento sonoro in grado di registrare voci, canti e suoni della tradizione, in maniera tale da consentire la creazione di veri e propri archivi musicali, tra i quali d'obbligo ricordare gli archivi di etnomusicologia dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che si trova a Roma, e poi il Folk Studio, che si trova invece a Palermo, che è, dove sono conservate appunto queste bobine, questi nastri registrati di abbagnate, canti, suoni, musiche popolari che sono state la prima volta iniziata un po' negli anni 50 e continua ancora oggi. Oggi quest'ampia documentazione testimonia come tutta la cultura tradizionale siciliana fosse permeata dalla presenza di canti e di codici sonori in grado di plasmare la vita e l'identità dei ceti popolari dell'isola. Iniziando ad analizzare i canti che contraddistinguono la vita dell'individuo, a parte le invocazioni e le preghiere che le levatrici invocavano durante il travaglio delle pastorenti, attestate ampiamente da Pitre, i canti collegati alla nascita sono principalmente, come sappiamo, le ninne nanne, la cui competenza esecutiva aspettava soprattutto alle donne più anziane. In Sicilia questi canti erano individuati come canzoni di Lanaca, la culla sospesa in camera attraverso due corde. Proprio da Lanaca deriva il verbo annacari, come sappiamo, che significa dondolare, ma anche per estensione cantare la ninna nanna muovendo la culla oppure agitando, dondolando il bambino sul grembo.
Il movimento veniva impresso grazie ad una cordicella legata alla mano della donna che intendeva altre faccende domestiche, quelle di rammendare calzini e quant'altro, intonava melodie arcaiche in cui si invocava anche l'aiuto di Santi e di Gesù, e si sperava appunto nel sonno del bambino. In Sicilia era caratteristica la ripetizione di parole che in realtà non avevano significato durante la Ninna Nanna, ma che servivano ad accompagnare il movimento del dondolio sillaba per sillaba. Sappiamo tutti che parole frequenti erano ad esempio bo, abobbo, bo, avo, alavo, che sono tutte parole che non hanno un significato di per sé, ma che diventavano quasi delle formule magiche, una sorta di incantesimo per invocare appunto il sonno del bambino. Scusate un attimo. Andando avanti, un articolato codice di comportamenti tradizionali contrassegnava la celebrazione più importante per la vita degli individui ed era il matrimonio. Suoni, canti e danze scandivano sia le fasi propedeutiche del matrimonio, come il corteggiamento e il fidanzamento, sia poi la festa vera e propria. Il tema dominante è ovviamente la nascita dell'amore, esplicitato nel genere più diffuso in tutta la Sicilia, cioè la serenata, che talvolta era caratterizzata da una voce solista, accompagnata spesso dallo scacciapensieri, oppure alternava la serenata un solista con un gruppo di cantori, e in questo caso era previsto anche l'accompagnamento di vari strumenti. Si va poi ai canti che lodano le bellezze della donna, con frequente ricorso a pregiate metafore a sfondo erotico e che spesso assume la forma del contrasto d'amore. Altri canti manifestano il sentimento della gelosia, il dolore per la separazione, appunto i canti chiamati della spartenza, il disdegno per l'amore non corrisposto, sdegno. Questi temi però rimandano inesorabilmente alla rappresentazione cortese della donna, egregiamente sintetizzata dalla scuola poetica siciliana, nata nel 1200 per volontà di Federico II e capeggiata da Giacomo D'Alettini. C'è sempre questa visione un po' angelica, enfatizzata della donna in tutte le sue bellezze, in tutte le sue caratteristiche, e che sembra allontanare e sminuire in qualche modo la figura dell'uomo. Sotto il profilo metrico, la canzuna era in prevalenza composta dall'ottava siciliana, cioè 8 endecasillabi a rima alternata a B-A-B. Rientrano in questo gruppo di canzoni le celeberrime Ciuriciuri, C'è una luna a mezzo mari o anche Si marita o rosa, che non abbiamo citato prima. Nelle culture tradizionali, poi, dopo le ninne nanne e i canti del matrimonio, ovviamente per tutti arrivava il momento della morte, e la morte nelle culture tradizionali li rappresentava un momento di crisi per tutta la famiglia, per tutto il nucleo del defunto, e quindi bisognava attuare tutta una serie di pratiche simboliche in grado di ristabilire e ripristinare l'ordine all'interno del gruppo sociale. Particolare importanza assumeva in passato la pratica del lamento funebre, detto retitu o anche strepitu, chiantu. Il termine lamento invece indicava in Sicilia, e indica ancora oggi, i canti che accompagnano le processioni del Venerdì Santo e del Giovedì Santo, quindi siamo all'interno della Settimana Santa. I demologi siciliani di fine 800 attestano la vitalità della pratica del lamento funebre in tutta la Sicilia, evidenziando anche l'importanza della figura delle pretiche, una figura, immaginatevi, che esisteva già nell'antica Grecia. Qual era il compito di queste pretiche? Che erano delle donne che svolgevano il loro lavoro, venivano chiamate dalle famiglie in cui avveniva un lutto e avevano il compito di pronunciare delle nenie a pagamento
dei lamenti funebri, che molto spesso erano anche contrassegno del prestigio e dell'onore della famiglia del defunto. Se la famiglia era povera, in questo caso il lamento funebre veniva eseguito dalle mogli, dalle madri, dalle sorelle del defunto, a manifestare il cordoglio familiare attraverso il pianto, le urla, il canto accompagnato da una gestualità accentuata che aveva il compito fondamentale di manifestare esteriormente il proprio dolore, il proprio cordoglio. Manifestazioni di cordoglio che sono lontane da quelle che troviamo nella società attuale, dove invece il dolore piuttosto viene interiorizzato e coperto dagli occhiali neri, come facciamo solitamente oggi. I testi dei lamenti funebri celebravano il viaggio del defunto nell'aldilà, le sue qualità, gli episodi lieti e tristi della sua vita, la sofferenza del defunto prima del decesso e poi anche la desolazione in cui lasciava i familiari. Vale la pena anche accennare velocemente alla tradizione ancora viva invece dei lamenti, ancora oggi recitati durante la Settimana Santa e diffusi sia nella forma monodica sia nella forma polivocale in tutta la Sicilia tranne, dice Ignazio Macchiavarella, tranne nella provincia trapanese. Infatti qui da noi sappiamo che in passato dei canti funebri, dei lamenti funebri esistevano e forse accompagnavano le nostre processioni della Settimana Santa, però nel corso dell'Ottocento probabilmente sono andati meno, sono decaduti per essere sostituiti invece dall'accompagnamento bandistico e quindi di tipo strumentale. Questi lamenti, eseguiti in particolare giovedì e venerdì santo, come dicevamo, sono testi tramandati originariamente in latino e spesso vengono alterati questi testi durante la pronuncia, perché sono dei testi la cui trasmissione è fondamentalmente orale, per cui se il testo, se i cantori non conoscono approfonditamente il latino, come spesso accadeva, i termini venivano alterati, dando vita a delle forme nonsense, a delle forme prive di significato, che però assumono significato nel momento in cui i canti vengono eseguiti durante quella specifica occasione che è appunto la processione di quella cittadina o di quel paese. Rimangono soltanto alcuni titoli nella forma originaria latina, come lo Stabat Mater, il Populus Meus, il Miserere. Poi, se andiamo ad analizzare il testo all'interno, invece troveremo delle parole che risultano derivare da un misto tra originaria forma latina, italiano e anche dialetto siciliano. Questi lamenti della Settimana Santa erano destinati soltanto agli uomini. E i lamentatori infatti quasi sempre erano di genere maschile e spesso si riunivano formando una squadra che faceva riferimento ad una confraternita. Un canto femminile è stato raccolto negli anni 50 a Caronia, in provincia di Messina, ed è eseguito in ambito domestico, quindi non pubblico, ed è il risultato di una organizzazione dello Stabat Mater ed era nominato Stava Maria Dolenti, in cui si intersecano ancora una volta all'interno del testo parole italiane, latine e dialettali. Andando ad altre forme di canti, fino alla metà del Novecento è stata fortemente radicata in Sicilia la tradizione degli orbi cantastorie. Dietro compenso gli orbi cantavano e suonavano la cosiddetta musica orba. Io mi ricordo ancora che quando ero piccolo mia nonna citava questa musica orba e io non capivo un po' il significato di questa espressione. Poi con gli studi universitari ovviamente ho approfondito e sto approfondendo ancora oggi in ambito tradizionale, perché
le ricerche antropologiche in nostro possesso oggi ci attestano che gli orbi cantastori erano riuniti in congregazione sia a Palermo che a Messina. Però una recente indagine che sto compiendo proprio in questi mesi assieme al Dipartimento Emo e Antropologico di Palermo ci ha condotti, ci ha fatto capire che gli orbi o qualche orbo esisteva anche a Trapani fino agli anni del dopoguerra, quindi fino agli anni 50. C'era un certo Reina che era il padre del maestro Reina, che per anni è stato direttore del coro delle Egadi e della banda Città di Trapani. Il padre di questo maestro era cieco e per tirare a campare ovviamente doveva mantenere una famiglia, perché quando c'era la pensione gli orbi andavano in giro durante le novene o durante le occasioni private in cui appunto le famiglie richiedevano l'esecuzione di alcuni canti. Questi orbi andavano girovagando appunto per le vie della città di Trapani e nel contado e ricevevano un piccolo compenso. Ho dato quindi una piccola anticipazione di quella che è una ricerca che è attualmente in corso. È difficile andare a ricavare informazioni in ambito popolare, perché io, che mi dichiaro un antropologo, lavoro essenzialmente su fonti orali, a differenza di quanto fa lo storico, che invece ha il supporto di documenti scritti. E quindi indagare essenzialmente su fonti orali, capite bene, non sempre è accessibile. Ad esempio stiamo ricercando i figli appartenenti alla famiglia Reina, che magari potrebbero conservare una fotografia di questo nonno, di questo loro antenato, che ci confermerebbe definitivamente l'esistenza appunto a Trapani di orbi cantastorie. Attualmente abbiamo raccolto soltanto delle documentazioni orali in cui si accerta e si testimonia il fatto che questo signor Reina cieco, che suonava il violino accompagnato da un altro signore che invece suonava la chitarra, eseguiva dei canti di orbi appunto durante le novene, che sarebbero i 9 giorni che precedono alcune festività come quella dell'Immacolata, del Natale, dell'Epifania. A Palermo sappiamo che gli orbi cantastorie eseguivano i loro canti anche durante i trionfi. E cos'erano questi trionfi? Erano ancora una volta delle cerimonie private. La famiglia aveva ricevuto un miracolo da un santo dietro voto, e quindi in ricorrenza della festività di quel santo venivano chiamati gli orbi cantastorie per raccontare pubblicamente davanti l'uscio di casa alle famiglie del quartiere la storia di quel santo particolare. Gli orbi cantastorie quindi avevano la funzione di cantare delle melodie che avevano a che fare con gli elementi religiosi, i santi, Gesù, la Vergine. Ad esempio a Palermo erano ricorrenti i trionfi in onore di Santa Rosalia, cosa diversa rispetto ai cantastorie che conosciamo tutti. I cantastorie a me piace definirli come i giornalisti del passato, perché questo era il loro compito, quello di annunciare o riportare i fatti di cronaca da un paese all'altro, da un villaggio all'altro. Però i cantastorie non si limitavano soltanto a questo, erano fondamentalmente dei poeti, per cui erano loro che ideavano melodie e parole dei testi, che poi girovagando per le piazze delle città, dei paesi, dei villaggi maggiori della Sicilia, di volta in volta ripetevano e informavano appunto tutta la Sicilia di quanto magari era accaduto in un paese lontano. I temi trattati dai poeti della storia erano diversi, erano tutte storie della gente comune, si va dalle storie di figlie cacciate da casa,
abbandoni, a coordinare il lavoro di gruppo e a scandire azioni individuali. Possiamo ricordare, infatti l'abbiamo fatto già prima con il precedente intervento, i canti alla Vigianesca, detti anche alla Campagnola, i canti di Solfatari e di Carrettieri. Come esempi però ho voluto selezionare due canti che fanno parte anche del nostro spazio sonoro del territorio romanese. Il primo esempio è rappresentato dai canti dei Salinai, canto documentato attraverso registrazioni ancora negli anni 70 nelle nostre saline. Essi servivano sia a ritmare la fase di trasporto del sale raccolto a spalla e passato sempre a spalla da salinaio a salinaio, sia questi canti servivano anche a tenere la conta delle ceste che via via venivano accumulate. Alla narrazione delle azioni svolte seguiva infatti una sorta di ritornello con il conteggio numerico delle ceste. Ovviamente più si aumentavano il numero delle ceste, più la pronuncia del numero diventava lunga e quindi il ritmo della melodia accelerava. Un'ultima riflessione la voglio dedicare invece ad una tipologia che ho studiato negli anni scorsi grazie anche ad una ricercatrice romana che 5 anni fa circa ha proprio studiato approfonditamente il lavoro dei Donnarotti a Bonagia nelle ultime mattanze che sono state realizzate, che ricordiamo. Infatti una delle tipologie del nostro territorio di canto è appunto la famosa cialoma, cantata durante la mattanza dei Donni, che nel Romanese appunto si svolgeva fino a qualche decennio fa ancora a Pavignana, a Castellammare del Golfo e appunto a Bonagia. La cialoma, cialoma, il cui termine deriva dal greco keleosma, significa grido d'ordine dell'aguzzino per i rematori, quindi la cialoma nasce come ordine di un capo nei confronti della squadra di rematori e faceva da supporto ritmico delle voci dei Donnarotti nel momento in cui si issavano, si sollevavano le reti. Questo canto, appunto la cialoma, alternava l'intervento solista affidato al cantore più abile del gruppo, che aveva appunto il compito di cialumari, che era la parte appunto narrativa del canto. A lui tutti gli altri pescatori rispondevano aiamola durante lo sforzo di sollevare le reti. Date le origini arabe della tecnica della mattanza, devi ad esempio il termine raiz che significa capo, non è da escludere, secondo uno studio approfondito dell'antropologa Elsa Cugino, che sarebbe la moglie di Antonino Buttitta, che è venuto a mancare proprio recentemente, il termine ayamola deriverebbe da una espressione araba che leggo testualmente, hai ya maola, che significa oh mio signore, e quindi ayamola significherebbe in arabo oh mio signore, aiutami in questo duro lavoro. Non a caso una serie di invocazioni i Donnarotti li pronunciavano anche durante il calo delle reti. Questa ricercatrice mi raccontava proprio che ha assistito alle varie fasi di calo della rete, che è un lavoro lungo che dura anche diverse settimane, e ad ogni operazione corrispondeva a un'invocazione nei confronti dei santi, di Gesù, della Madonna. E poi un fatto che mi ha particolarmente colpito è proprio la testimonianza di un Donnarotto, il quale descriveva in una registrazione che io ho ascoltato proprio la tecnica, la tipologia della rete che costituiva poi appunto la vita alla mattanza vera e propria, una rete lunghissima che si apriva con un'entrata, ai lati di questa entrata venivano collocate due palme enormi con le immagini di due santi, che solitamente uno dei due era San Giovanni. Poi le varie camere
in cui venivano fatti entrare i tonni erano sempre caratterizzate da palme un po' più piccole. Ad un certo punto questo Donnarotto, la ricercatrice, gli pone una domanda: ma perché la tonnara deve essere così lunga e così elaborata, ha bisogno di tante camere? E il Donnarotto dice: un signore soffrì assai prima di morire. Il che significa che nella mentalità un po' dei Donnarotti il tonno corrisponde ad una figura divina. Non la voglio paragonare direttamente a quella di Cristo, ma un po' le intenzioni erano quelle. Tant'è che anche la camera della morte viene definita la camera il Calvario, sempre dai Donnarotti in queste testimonianze, la camera definitiva in cui il tonno troverà la morte. E infatti i Donnarotti avevano un grande rispetto nei confronti del tonno, che era fonte di guadagno, di benessere per un'intera famiglia e per un intero anno. Guai a parlare male del lavoro della mattanza. Sapete bene che il Rais tiene e considera i propri Donnarotti, la propria squadra, il lavoro della mattanza come un qualcosa di profondamente intimo che appartiene alla propria personalità. Non mi intrattengo più a lungo perché ci sono altri interventi e a questo punto ringrazio voi per l'ascolto. Ancora una volta Gino Ramo, che mi ha dato la possibilità un po' di sintetizzare quegli aspetti. Grazie a te, Pasquale e Gianno, sei stato molto esaustivo, hai fatto una descrizione abbastanza interessante e penso sia stata accolta anche dal pubblico in maniera con molta attenzione. E adesso io direi di dare la parola alla musica, visto che l'argomento è sempre la sicilianità nella musica, e il nostro caro maestro Antonio Papa, ancora per poco lo chiamiamo maestro, poi da qualche mesetto lo chiameremo professore, perché il signor Antonio Papa sta frequentando il conservatorio, si dice nella vita ormai è troppo tardi, lui alla sua giovanissima età frequenta il conservatorio, sta prendendo il diploma laurea in canto jazz. Allora facciamo un applauso anche per questo. Allora, se ci fai ascoltare adesso, io spero che sia quella che mi piace tanto, anche perché oggi ne abbiamo molto bisogno di ascoltare qualcosa su Trapani, qualcosa di positivo su Trapani. Come dice il mio parone, una forza di Trapani. Con la viva, quando luci mi lasciata mi chiama.
della musica o degli strumenti a plettro, quindi comincia con la chitarra per andare a finire al banjo, per andare a finire poi al mandolino, non ultimo il violino, anche se è uno strumento a plettro. Da lì praticamente Franco Ricausi, assieme al fratello, mio zio Salvatore Ricausi, e Tony Musi, costituiscono un quartetto non ce la incidono per la casa editrice di Cetra, la Fomi di Cetra, che se ricorderete quei dischi di granito che si fanno tutto il cielo, c'era il grammofono con la voce del padrone, il cane praticamente, un marchio depositato in tutte le case editrici per allora, e ora adesso questa casa editrice, la Curci, cura questo marchio. Franco Ricausi comincia con il suo quartetto a girare il mondo. Prima nelle discoteche vigentine, tra cui la più famosa, la Pochette. La Pochette, essendo vigentina, non la Pochette in francese, la Pochette è vigentina, in una discoteca, oggi lo chiameremo pub, voglio dire, tra allora negli anni 60, anni 50, questa perfetta, lui comincia a fare delle manifestazioni di piazza e comincia a manifestazioni di piazza che vorrà costruire un comitato.
che se quel comitato di quella piazza, di quel paese, era di origine politica di sinistra, ora lui iniziava quella manifestazione con una di popolo. Se invece era un comitato di destra, quella destra di allora, io se non voglio fare politica, non voglio scendere in politica, ma c'è la meno. E quindi vuol dire perché era il mercato, era la logica del mercato, che citava poco fa mio padre Rosa Panistrelli, citò Michelangelo Esso. Michelangelo Esso è colui il quale per primo cantò Vittima in assoluto, il figlio è vivo, che vive a Palermo, Michelangelo Esso. E da quali cause si imbarca? Si imbarca come musicista, con il suo quartetto, gira il mondo, i figli non abbandonati, ma chinati di per sé, voglio dire, poi chiesti da questo tipo di servizio, questo tipo di mestiere, praticamente non è che dedica la famiglia, ma diciamo in primo piano vengono altre cose, per cui noi veniamo a Trapani. Veniamo a Trapani, io e mio fratello, ad una tavola, io avevo 4 anni, mio fratello ne aveva 3, e io ho detto a questa città tutto, questa città di Trapani detto tutto, perché sono stato cresciuto qui, e come citava poco fa il professor Gianno, la Tornare, Tornarote, Bonagia, cioè, voglio dire, io sono stato, io ho vissuto qui, ma non abbandonando quelle che sono le mie case natali. Portendere perché sono nato a Portendere, come anche l'altro mio fratello. Poi c'è un altro fratello che fila del leggendo e lui praticamente continua a fare il musicista, lui fa il musicista e a differenza mia lui ha una dose, qualche dose in più rispetto a me. Voglio dire, è più portato a fare questo tipo di serie, anche se io non nascondo, a volte quando noi ci riuniamo tutti quanti, oppure la vita scolastica, se vi ricordate, Vitti una cozza e come Ciuli e il Movato è cantata come una canzone allegra, perché c'è questo famoso tra l'allegra e Vitti la cozza non esiste, è un canto, è una ballata molto lenta, ma non come dire disagiativa, è lenta, è proprio di per sé lenta, perché rifà risaltare qualcosa che è successo da qualche parte. Le parole sono di un minatore di Favara e sono state tramate da padre in figlio. Vittima Cozza ha una sorte che finalmente il contenzioso di Vittima Cozza si conclude ad aprile del 1979. Un anno dopo mio padre, dopo aver legittimato la musica di Vittima Cozza con sentenza del tribunale, un anno dopo, a giugno del 1980, muore. Quindi, ma muore portando un risultato forte non soltanto per lui, per il suo cognome, ma anche per i figli che oggi ereditano quella parte di canzone e più di 2000 pezzi scritti. Per cui ne voglio citare qualcuno. La voce del pastore e la vecchia tarantella, oppure Malinconico Tango, questa canzone, questa suonata con Malinconico Tango vince il disco d'oro all'epoca, il disco d'oro di all'epoca, dove non bisognava avere l'audience della RAI e della mass media, ma bisognava venderli. E qui la differenza, oggi praticamente tu i distintori e quant'altro, oltre a vendere 170.000 copie, hai anche l'audience, hai tutto quello che c'è, i mass media ti offrono. Franco Ricausi, cosa fa? Franco Ricausi poi quando ritorna da questa mega gita, questa mega crociera con il suo quartetto, comincia a mettere in campo una casa discografica sul Argentino, fa una società di fatto con il fratello di Franco Franchi, Giosuè Franchi, una società di fatto dove colloca i vari cantanti su tutto il territorio siciliano, scontrandosi fortemente con quello che era allora il mercato delle piazze per assicurarsi lo spettacolo serale.
Rosa Pistrelli, Roberto Fazio, Roni Cucchia e tanti altri artisti. Noi avremmo potuto, dall'indomani della sentenza del Tribunale per l'aprile del 1979, intraprendere un contenzioso, ma avevamo di fronte dei colossi della musica che si appropriarono indebitamente dei diritti di autore di queste canzoni. Domenico Modugno fu uno di quelli dei primi che si appropriò, con tutto rispetto per Domenico Modugno, attenzione, ma io non voglio entrare nel merito, però quindi non ce la sentimmo anche perché il nostro contenzioso fu risolto assieme e condividendo un percorso con la casa editrice Burci di Milano, della persona del dottor Grammito Ricci. Vittoria Crozza, sopra nota a voi, fui curioso e ci fosse spiare. Itta la rispondì con grande ruolo, morale senza troppo di campana. Punzatemi, scolete. Di delevermi su mangiare tutto, se non lo scutturare del peccato, lo scutturare di Danita Santo Lui. Signero le anime, signero, alzarci lui. Ora il sogno è che ti amparmi, che a volte non mi risponde. Cosa vuole dire? Non è una canzone di guerra, e come diceva poco fa il professore Gianno, quella filastrocca che tu cantavi nei posti di lavoro, che non cantavi, che recitavi più che cantare. Cosa dice questa canzone? Cosa vuole dire questa canzone? Innanzitutto il cannone non è il cannone della guerra, ma è l'entrata della miniera. L'entrata della miniera si chiama cannone. Questo signore, il padre, il cui figlio lavorava in miniera, interroga un testo che è posto nel cannone, nell'entrata, perché era successa una disgrazia all'interno della miniera e voleva notizie del figlio. A chi lo chiede? Visto che da sotto non era più venuto nessuno, lo chiede al testo, tant'è che dice, muore senza un tocco di campana, non ha avuto la possibilità di essere preso anche da morto e fatto una messa, un funerale. Ecco, Vittoria Crozza non è un patrimonio argentino. Io ritengo che Vittoria Crozza, così come tanti altri pezzi della canzone siciliana, del mondo siciliano, questa Sicilia martoriata, a destra e a manca, a sinistra e a destra, per entrare nel contesto in cui stiamo vivendo, è un bene patrimoniale siciliano, nazionale, internazionale. La gente fuori, per chi ha navigato, per chi conosce il mondo, per chi ha girato, non ci conosce, cioè quando dice siciliano ti dicono Ciuriciuri. Vittoria Crozza è la cosa più lontana rispetto a Ciuriciuri, perché Ciuriciuri è alle donne, è a lei la canzone, è un canto d'amore nei campi mentre tu lavori. Vittoria Crozza tu la fai diventare allegra, la fai diventare allegra nelle gite, la fai diventare allegra quando ti riunisci la sera con gli amici, la fai diventare allegra perché il contesto, quel tipo di canzone, quel tipo di annatata, chiamavano annatata così lontana, non può essere, va ricordata in maniera triste. Ora tutti quanti la conoscono come quella canzone, voglio dire, allegra, bella, non è così. Questa canzone ti pone delle riflessioni, perché mentre allora c'era Vittoria Crozza e il padre che interroga il teschio, che fa assunto di chi lavora in condizioni veramente male, oggi
avremmo bisogno, veramente avremmo bisogno che si decantassero attraverso tanti di qualsiasi tipo i lavori degli usuranti, di gente che veramente lavora in tutto il mondo del lavoro e che è un lavoro usurante. E quindi io l'ho messa in questi termini, non l'ho messa soltanto dal punto di vista che il padre è interventesco e che non ho più la possibilità di avere il figlio, ma io la vedo pure in questi termini, visto che e tutti quanti lavoravano e quando non ce la facevano più cominciavano a farsi forza, specialmente nelle miniere, dove noi abbiamo queste miniere, diciamo, i nostri avi, i nostri padri, i nostri nonni, tutti quanti, nelle miniere ci lavoravano. Oggi questo tipo di lavoro non esiste più. Tiziana Crozza, a mio padre, Franco Ricalosi, che muore 4 giugno del 1980, gli viene dedicato un vicolo a San Leone, che tutti quanti conoscete, che è alla periferia di Vigenza, la spiaggia di Vigenza, per capirci, e gli viene intitolata una piazza a Portenvedove, una superpedone di Portenvedove, da parte dell'allora sindaco Calogero Firetto, che ora è il sindaco di Vigenza. Ci sono più di 2000 pezzi. Vorrei per esempio citarvi Pace Facendo, che molte canzoni sono nascoste, molte canzoni non si sanno chi è l'autore, e tantissime persone mettono, quando vengono suonati in piazza, nei matrimoni, ancora tutt'oggi, quando suonano Tiziana Crozza, mettono di pubblico dominio. E non male che adesso la SIAE, vuol dire, effettua dei controlli rigidi, non soltanto su questo, ma anche sulla pirateria telematica della musica, e non soltanto della musica, ma anche di canti popolari, anche di brani, di tutto quanto. Quindi c'è una vigilanza più accurata, più forte. Io ringrazio ancora una volta Gino, ringrazio tutti quanti voi che ho invitato da parte mia e per quello che ho potuto fare, e ringrazio soprattutto per avermi dato questa possibilità, perché Tiziana Crozza non è soltanto mia, Tiziana Crozza è dei siciliani, degli italiani e del mondo intero. Grazie. Un attimino chiedere a Pietro, ha descritto e ci ha spiegato il vero significato di Tiziana Crozza. Ci sono tantissime versioni, peraltro una tra quelle più diffuse e proprio, diciamo, che ambienta Tiziana Crozza ad uno scenario di guerra, perché non è proprio così. Tiziana Crozza nasce nel mondo del lavoro, nasce nelle zolfare siciliane. E volevo chiedere... Ho dimenticato un passaggio importantissimo, perché se no... Forse è quello che devo chiedere io. Così, no, no, il Travolero non esiste, non è mai esistito. Voglio dire, volevo sapere, ma il Travolero, quando è cominciato a... Dagli anni 70 e poi. Ah, quindi è nelle versioni più moderne. E nasce con Modello Profazio, sul catanese. No, ma quello che io volevo aggiungere, che avevo dimenticato, perché se non sono i figli di Pietro Germi, che voglio dire, Vittorio Crozza è, diciamo, la colonna sonora iniziale del film Il Cammino della Speranza, di Pietro Germi. Questo io l'ho dimenticato, e mi scuserà Germi e i figli, voglio dire, perché è importante questa cosa, perché da lì abbiamo un problema che oggi è contemporaneo, l'emigrazione. La gente siciliana che andava allora in Francia, accompagnato da questo canto fatto con una ballata di due quarti maestri. Scusate. Cesare Favarò è una cultrice delle tradizioni popolari, scrittrice, giornalista. Ha dedicato un libro su Tiziana Crozza, intitolato proprio La vera storia di Tiziana Crozza, la messa negata, proprio in riferimento a quello che diceva, che diceva Pietro, e molto spesso si moriva in miniera, e quando non c'era un corpo, diciamo, la messa non si faceva, non si effettuava il funerale. Quindi è bella questa cosa, e ti ringrazio personalmente della tua descrizione. Io prima di chiudere, ascoltando proprio la canzone di Crozza,
bellissima voce di Antonio. Vorrei dire, vorrei concludere ringraziando intanto i nostri relatori, Nino Barone, Pasquale Gianno, e ringraziare soprattutto Pietro. E, credi, sono commosso, ma nello stesso tempo sono felice, sono contento di aver voluto questa manifestazione, e sono contento perché d'accordo con la mia associazione e d'accordo anche con l'associazione con Alberto Crescenti siamo riusciti a fare questa manifestazione. Devo ringraziare il pubblico presente, coloro che sono rimasti fino all'ultimo, fino alla fine, visto che il caldo oggi non c'è stato molto d'aiuto, e capisco pure che sono successe anche altre cose al di fuori del nostro ambiente, e, però penso di aver voluto e di aver gestito una cosa che per me è stata molto molto gradevole, bella e simpatica, anche grazie ai relatori, ma anche grazie soprattutto a te, alla tua presenza, alla presenza della tua famiglia, tutto quello che ci hai detto e ci hai illustrato della canzone che noi magari così cantavamo senza capirne nel senso, nel significato, solo perché era una canzone siciliana, una canzone orecchiabile, soprattutto con quel crallo allegro che hanno messo dopo, che io so a proposito tu hai citato Pietro Gelli, so appunto che è stato per questione di cassetta, per rendere più bella la colonna sonora del film, e hanno messo crallo allegro, non so se è stato Bello Profazio o chi altri, ecco, si è inventato sul crallo allegro, però abbiamo capito benissimo che la canzone non ha niente di rendere allegra la cosa siciliana, la nostra siciliana, però è un pezzo triste, una preghiera direi quasi, questo mostrare, cioè il padre che si rivolge al teschio non potendosi rivolgere ad altri più in alto perché la messa era negata, si rivolge al teschio che gli dia notizie del figlio che era morto, e un attimo di speranza. Grazie comunque a tutti ancora, e allora io da parte nostra, della nostra associazione, e da parte dell'associazione io di Alberto, siamo lieti di consegnarti questa targa nel cuore, e vorrei dedicarlo a tutti quelli che sentono nostalgia per la propria vita.
c'è secca. Però dobbiamo dire che c'è definitiva, cioè c'è tra l'allero, c'è questa canzone allegra che se voi la sentite è per allegra, insomma, dai. Quindi c'è questa questa nota. Poi su YouTube c'è tutta la scaletta, Domenico Modugno, fammi sentire la canzone, la versione di Domenico Modugno. Parla di un carrettiere che fa da Nina, infatti lui dice alla menina si va canto sta canzone, a bello cuore, mannaggia che bello cavaggio che tegno, a bello stasera mi puoi tentare la mezzina. Quindi ascoltate, io vedo dico quindi questo canto lui attacca a cantare questo canto andando incontro alla fidanzata, perché il cavallo deve portare la fidanzata, che il testo fatto di tutta la musica. E Franco Battiato, anche lui diretta, lo invita a cantare questa canzone, e allora lui quasi quasi rifiuta, dice guarda, noi tutti, diciamo, tutti i personaggi simpatici la cantano, dice fammi fare l'antipatico, non me la fare cantare, però poi la canta e la canta sempre con l'andamento, senza trattamento, però devo dire. Poi ho sentito una versione di Amalia Rodriguez, pure questa qua, pure allegra, con all'allero e mandolino. Un'ultima versione l'ho sentita stamattina e l'ho mandata a Gino, è del film di Michelangelo Pieraccioni, fino a quando finalmente arriva la felicità, e la canzone è tutta cioè metà in inglese, tutta rock, vi invito ad ascoltare, proprio una rock, e poi la parte in siciliano, sempre rock. Quindi di versioni ce ne sono state tantissime. Qual è la versione giusta? Io do la mia, poi giustamente ecco, ascoltiamo la mia. Un'interpretazione che sempre è opinabile.
interpretazione, bellissima. Poi non dice fa il figlio dopo, quindi ha detto lui. Siamo d'accordo, siamo d'accordo. Bellissima, bellissima interpretazione. E allora non mi resta altro che ringraziare tutti. Vedo la dottoressa Silvia, vuoi dire qualcosa? Io voglio ringraziarti in particolar modo per quello che fai sempre per la cultura, per noi, per le nostre associazioni.